evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive. Mi ricordo, quando a scuola la classe di Martina doveva recarsi a visitare una città fuori regione per istruzione scolastica, e la dirigente scolastica in qualche modo ostacolava la presenza dell'assistente educativa o di altro accompagnatore, sia esso anche un familiare. Ebbene, la gira saltò per tutta la classe perché la dirigente ritenne che la classe non era meritevole dello svago. Mi ricordo. Ricordo vari episodi legati alla figura di mia madre, occorsi lungo la quotidianità condivisa nel periodo in cui è stata da me assistita. Mi ricordo del suo dolore legato alla perdita della sua gattina che le faceva compagnia, alla voglia di riaverla a tre piedi, alla voglia di curarsi di lei. Mi ricordo quando la dirigente dell'ASL negò a Martina la fornitura di una sedia a rotelle, cosiddetta superleggera, nonostante la prescrizione medica dello specialista la ritenesse idonea. Nelle altre ASL della regione è prassi dotare persone in uno stato di Martina di superleggere. Ancora ricordi legati alla sua voglia ed entusiasmo esternato quando doveva affrontare lunghi e periodici viaggi in macchina. Viaggiare, insomma, le piaceva e non si tirava mai indietro, fosse il mare, la montagna, in inverno o d'estate. Vivendo a stretto contatto con la persona verso la quale hai deciso di vestire un determinato ruolo, previsto dalla legge ma basato su rapporti umani, per forza di cose si creano innumerevoli, infinite occasioni quotidiane che danno corpo alle emozioni di compassione, tolleranza, rispetto della persona, amore e amor proprio, altruismo, pazienza, tenerezza. Ma ti permette di riconoscere anche a cascata le emozioni contrapposte, quali la rabbia, la sofferenza, l'indifferenza. E poi seduto in mezzo ai vostri, arrivederci. Voi come siete venuti a conoscenza la prima volta proprio che esisteva la figura dell'amministratore di sostegno? Come è iniziata la storia? Una rivista che ricevevo a casa era in forma handicap. Ma in quanti anni fa? Doveva appena uscita. Questa è una legge del 2004. 6 gennaio. Mentre l'amministratore di sostegno, il giudice tutelare ti dice cosa tu vuoi fare, il resto delle cose le fa la persona. Invece l'interdizione o l'inabilitazione dice non puoi fare nulla, sei un peso, sei un ramo secco. Invece in questo modo tu conservi, il giudice tutelare a me o a lui ha detto tu puoi fare questo, questo e quest'altro. Nel momento in cui devo fare qualcosa in più, devo porre al giudice tutelare l'istanza e dire ho intenzione di fare questo per questi motivi, posso? Si autorizza. In questo campo, secondo me, esiste una molteplicità di situazioni. La soluzione verso cui dobbiamo andare deve essere, secondo me, una soluzione flessibile, che fornisce risposte a secondo della domanda, non che fornisce risposte predeterminate. Quindi prima esisteva soltanto, appunto, la cosa più brutale possibile. Certo. O eri inabilitato o eri interdetto addirittura. Interdetto significa che ti è vietato di fare qualsiasi cosa. Non solo l'interdizione, ma anche la semplice dichiarazione di invalidità civile è controindicata con il percorso terapeutico che il soggetto sta compiendo. Mi spiego? Perché a me avevano, perciò prima ho fatto quella domanda a Fernando, a me avevano suggerito di iniziare le pratiche per ottenere la dichiarazione di invalidità civile con annessa pensione. Sì. Naturalmente io ne ho parlato con la psichiatra che segue mio figlio, la quale mi ha detto subito assolutamente non se ne parla. Perché? Perché questo per suo figlio significherebbe, come ha appena finito di dire Fernando, dichiarare con un timbro e una firma che è un incapace e che non ha la possibilità di uscire dalla condizione in cui si trova. Mentre invece noi stiamo tutti lavorando
nella direzione di una possibile uscita. Dottor Bongrazio, qual è la differenza tra gli istituti di tutela della inabilitazione, della interdizione e dell'amministrazione di sostegno? Bene, le differenze tra questi istituti, tra i quali quelli dell'amministrazione di sostegno di recente introduzione, passano attraverso il livello di protezione di soggetti che hanno in comune la caratteristica di essere incapaci di agire. Per l'ordinamento italiano, infatti, la capacità di agire si acquista per persone capaci alla maggiore età, ma per soggetti che abbiano particolari limitazioni, e vedremo di seguito, affronteremo nel dettaglio quali, abbisognano di una protezione che l'ordinamento affida a una figura che è quella del giudice tutelare. L'interdizione è la classica figura dell'istituto che protegge coloro i quali, a causa di una grave malattia mentale, non abbiano la capacità di porre in essere atti giuridici validi per l'ordinamento. Ed è per questo che il legislatore del Codice Civile, quindi del 1942, ha delineato la figura dell'interdizione quale situazione nella quale versa un soggetto che per gravi malattie mentali quindi non sia capace di discernere, di valutare la portata degli atti che compie. L'interdetto versa in una situazione, potremmo dire, standard, perché le limitazioni che l'ordinamento riconnette alla sua situazione di soggetto limitato nelle sue capacità di agire è quella che deriva dalla legge, e quindi non può testare, non può fare donazioni, non può compiere atti giuridici. Qualora li compiesse o qualora taluno approfittasse della situazione di minorata, potremmo dire, difesa di questi soggetti, l'ordinamento bolla gli atti che il soggetto compie come nulli. Noi veniamo da una comunità ad alta assistenza, un CRA dell'ospedale di Niguarda, dove sono ricoverate persone con gravi disturbi psichici, per intenderci i matti. Anche a loro, come a tutti i cittadini, sono riconosciuti diritti fondamentali, ma nella vita quotidiana sono oggetto di discriminazione. Quello è un tipo da evitare. Non ti sembra strano il suo comportamento? Non vedi com'è strampalato? Per me è anche pericoloso. E ancora, i suoi discorsi sono farneticanti, insignificanti, vuoti di contenuto, veri e propri vaniloqui, e diciamocela tutta, sono d'intralcio nelle nostre riunioni assembleari. Meglio tenerlo d'occhio e soprattutto lontano da noi. A fianco all'interdetto c'è il tutore, che è la figura che il tribunale, a seguito di un ordinario procedimento contenzioso, individua quale soggetto che deve occuparsi della persona che è interdetta per proteggerlo in maniera omnicomprensiva. A fianco all'interdizione, come dicevamo, abbiamo la figura del soggetto che, sebbene sia affetto da malattia mentale, non lo sia in misura tale da non essere totalmente incapace, oppure di colui che sia dedito abitualmente alla prodigalità, oppure colui che sia cieco, sordo dalla nascita e non sia stato educato e quindi presenti pregnanti limitazioni al suo modo di rapportarsi con la realtà esterna. Per queste categorie di soggetti l'ordinamento ha individuato l'istituto della inabilitazione. L'inabilitazione non determina il venir meno, come per l'interdizione, della capacità di agire dell'inabilitato, ma a fianco alla capacità dell'inabilitato c'è quella del suo curatore. Curatore che appunto deve integrare le volontà dell'inabilitato e porre in essere quegli atti che siano per lui maggiormente convenienti e quindi non siano per lui di danno. Sì.
Fino al 2004 gli istituti di interdizione e abilitazione campeggiavano nel nostro ordinamento, quasi che si ritenesse che al di fuori di queste categorie, pur quanto ampie, l'universo dei soggetti cosiddetti deboli fosse così riassunto e compendiato, dimenticando, francamente, ritengo, una miriade di altre categorie di soggetti che, sebbene non necessitanti di queste forme di protezione ex lege determinate, fossero bisognosi di un aiuto per l'espressione piena della loro personalità, limitata parzialmente o totalmente, non solo da limitazioni di carattere psichico, ma anche di carattere fisico. Ed è per questo che il legislatore ha emanato appunto la legge 6 del 2004 sull'amministrazione di sostegno, che per la prima volta, come era già accaduto in ordinamenti europei tipo quello tedesco, austriaco, tra i più simili ai nostri, hanno dato dignità di legge alla situazione di colui che, per non solo per limitazione, ripeto, di carenze psichiche, ma anche fisiche, parziali o totali, temporanee o definitive, debbano essere coadiuvati per il compimento degli atti della loro vita quotidiana, e quindi debbano in questo modo poter svolgere e apprezzare quello che le occasioni che la vita loro dà, come qualsiasi altro cittadino, di potersi avvalere della figura dell'amministratore di sostegno. Ma il matto, l'amministrato, come vive questo momento? Con timore e tremore. Dottor Carlesi, quali sono le persone che hanno bisogno di un amministratore di sostegno? Beh, la legge numero 6 del 2004, che è appunto quella istitutiva dell'amministratore di sostegno, è una legge che si rivolge a tutti, nel senso che non è dedicata esclusivamente a una particolare paziente o a particolari soggetti, ma è rivolta a tutte le persone che si trovano in una condizione di fragilità, di difficoltà, a tutte quelle persone che anche temporaneamente, quindi non solo diciamo le persone che sono cronicamente affette da una menomazione, ma anche temporaneamente non sono in grado di svolgere autonomamente quelle che sono le funzioni della vita quotidiana. Questo significa che possiamo mettere nell'ambito delle persone che hanno questa necessità di amministratore di sostegno, possiamo inserire i malati di mente, ma non solo, persone con handicap fisico o con handicap sensoriale, persone con malattie croniche o in fase acuta temporanea che hanno necessità di essere in qualche maniera sostenuti, aiutati perché non autonomi, ma anche persone anziane, quando la vecchiaia appunto limita l'autonomia del soggetto. E quali sono le caratteristiche della legge 2004 e le novità di questa legge? Beh, le caratteristiche sono importanti, perché questa è stata una legge che ha veramente rivoluzionato i precedenti istituti, quello della interdizione e della inabilitazione, che non sono stati aboliti, che sono ancora presenti nel nostro codice, ma che vengono affiancati da questo nuovo istituto, l'amministratore di sostegno, che è di fondamentale importanza, perché sostanzialmente in qualche maniera ribalta quello che prima era un principio, che era quello relativo l'interdizione e l'inabilitazione relativo alla tutela patrimoniale del soggetto. Quindi coloro che non erano in grado dovevano essere tutelati, soprattutto in particolare maniera per i loro beni e quindi per il loro patrimonio. Nell'amministratore di sostegno invece viene capovolta questo principio, non si guarda solamente, ecco, al patrimonio, quindi agli aspetti economici e finanziari, all'avere del soggetto,
ma è rivolto alla persona in maniera particolare, quindi alla tutela della persona in quanto tale. Siamo di fronte a una norma estremamente duttile e che ha e che non ha le caratteristiche di gravità del provvedimento, nel senso che intanto è temporanea e quindi può essere rivista in qualsiasi momento e quindi revocata in qualsiasi momento, ed è applicata alle necessità specifiche del soggetto, cioè non gli vengono tolti tutti i poteri di autonomia, ma solo quelli di cui ha bisogno, nel senso che laggiù dove mancano determinate abilità, l'amministratore di sostegno va a sopperire solo esclusivamente quelle. L'amministratore di sostegno, a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, può essere richiesto dal soggetto interessato stesso. Quindi lei la trova una buona legge? La trovo assolutamente una buona legge. Adesso, importante, fondamentale, perché soprattutto per noi che operiamo nell'ambito del disagio mentale, riteniamo che questa legge sia utile in tutela dei nostri pazienti, nel senso che vengono tutelati senza togliergli, come dicevo prima, tutta l'autonomia e tutto il diritto di cittadinanza, da una parte. Dall'altra è uno strumento per noi per fare una riabilitazione, perché l'amministratore di sostegno diventa anche il promotore di quelle abilità che in quel momento non ci sono, che possono essere riacquisite, che possono essere riprese se l'amministratore di sostegno ha la sensibilità adatta, la preparazione giusta per poter in qualche maniera promuovere quelle autonomie che mancano al paziente. Spero che l'amministratore di sostegno sia un milanista, un fratello che non ho avuto e che sappia ascoltare e conversare, confrontandosi filosoficamente con me, anche sull'andamento della vita. Gli spiegherei le mie necessità e spero che ascolti le mie richieste. Umberto è una persona che conosco da diverso tempo. Fino a qualche anno fa viveva con la mamma, poi è venuta a mancare la mamma, è rimasto solo e quindi abbiamo iniziato un rapporto più diretto. È tutto un rapporto di fiducia reciproca e anche di, se vogliamo, di affettività, quindi lui, non avendo nessuno, ha cercato proprio qualcuno che si interessasse di lui, che lo accompagnasse, quindi questa è stata un'esigenza chiara da parte sua. Si è instaurato questo tipo di rapporto e di fiducia, e da qui ci siamo dati un obiettivo, un minimo di progettualità. La prima esigenza è stata quella di non vivere alla giornata e quindi di dare un senso alla propria giornata, quindi trovare un'attività all'interno della giornata. E poi essere autonomi in quello che si è capace di gestirsi e di essere autosufficienti, e questo in potenziarlo al massimo. E quindi la gestione della casa, dell'igiene personale, lui in questo è capace, e quindi gli si è lasciata questa autonomia e si è potenziata al massimo, ecco, queste sue capacità. Dottoressa De Donato, qual è la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno? Allora, intanto ci vuole sempre un impulso di parte, il giudice non ha poteri ufficiosi, quindi vuol dire che dall'esterno viene depositato nella cancelleria un ricorso. I soggetti che possono proporre il ricorso sono i familiari,
Poi il potere d'iniziativa ce l'hanno i servizi sociali e anche i centri di igiene mentale. Infine il pubblico ministero, che nell'ambito delle sue funzioni può venire ugualmente a conoscenza di situazioni di minorata difesa e quindi può proporre il ricorso. Quindi la prima cosa, il giudice esamina il ricorso e verifica se siano già contenute tutte le informazioni che poi gli serviranno per procedere. Per poi quindi disporre le audizioni. Quindi preliminarmente cerco di istruire, di raccogliere i dati documentali che mi possono poi servire per orientarmi nell'istruttoria. Poi con decreto dispongo le audizioni, qui convoco l'amministrato e i suoi familiari, oppure nel caso in cui siano stati i servizi sociali, il responsabile o chi sia interessato. L'audizione dell'interessato è il fulcro di tutto il procedimento. In tribunale, il mattino prestabilito per definire l'assegnazione dell'amministratore di sostegno, superata la soglia del tribunale, ho provato un senso di disagio. Il palazzo imponente, gli ampi corridoi e la vista di persone ammanettate mi dava la sensazione che anch'io dovevo essere giudicata. Il colloquio con una giudice molto sensibile, che mi ha ascoltato con molta attenzione, si è svolto per una ventina di minuti. Il giudice non vedeva la necessità di affidarmi ad un amministratore di sostegno, perché mi reputava autosufficiente. Invece subentrò il giudizio negativo del medico, del parente stretto e dell'assistente sociale. Una volta firmato l'atto, ho capito che tutto non sarebbe stato come prima. Laddove la persona, il beneficiario, non sia in grado di raggiungere la sede del tribunale, è il giudice che si reca a domicilio. Quindi questi sono i casi in cui il giudice si rende itinerante nelle abitazioni, nelle case di riposo, dovunque si trovi. E soprattutto quando si va a domicilio sono situazioni in cui si comprende veramente a fondo, si capiscono tantissime cose che dagli atti non emergono. E quindi l'audizione del beneficiario avviene alla presenza del pubblico ministero, perché siamo in materia di stato delle persone, quindi in tutto il procedimento partecipa e deve essere informato e partecipa il pubblico ministero. Diciamo, laddove è possibile conduco l'esame col pubblico ministero e in assenza di altri, per non avere condizionamenti e soprattutto per poter poi alla fine del procedimento valorizzare le sue residue capacità e vedere quali atti lui può continuare a compiere da solo e per quali invece deve essere affiancato. E quindi per questo è la cosa più importante. Poi ci sono le audizioni dei familiari, dove appunto c'è accordo familiare, le cose sono abbastanza semplici, il padre, la madre, un fratello, insomma, secondo la persona più disponibile. È chiaro che nel momento in cui una delle parti, un familiare, chiede l'intervento del giudice, ecco, questo ci tengo a chiarirlo, non intende comunque sottoporsi a un controllo e rendere trasparente la sua azione, perché nel momento in cui si instaura una procedura, poi la procedura viene aperta, non è che il procedimento si chiude con il decreto, si apre con il decreto di nomina, poi tutto il resto della vita è sotto il controllo del giudice. Ogni 6 mesi l'amministratore predispone una relazione sulla situazione patrimoniale e anche sulle condizioni personali, e il giudice la deve approvare, quindi può esercitare il controllo. Non tutti gli atti sono predeterminati nel decreto e quindi c'è bisogno di chiedere l'autorizzazione al giudice. Quindi si apre una fase in cui c'è la massima tutela della persona che viene affiancata e nello stesso tempo la massima trasparenza della condotta, del comportamento dell'amministratore. In considerazione della patologia di Martina, lo stile di vita condotta presso il nucleo familiare, il tipo e la forma di assistenza di cui gode l'assistita è tra i più alti livelli raggiungibili, poiché è supportata sotto tutti gli aspetti, materiale, morale, fisico, psichico. L'assistenza continua e l'ambiente familiare le hanno permesso di superare le criticità e solo grazie al continuo affetto dei familiari e di qualche altra persona che ruota intorno alla famiglia,
Martina ha superato le attese in campo medico. Per Martina talvolta avviene la forzatura, ossia farla desistere dalle continue richieste di uscita. L'assistenza continua di Martina e l'assolvimento di tutte le problematiche connesse con l'amministrazione di sostegno, e non solo, genera periodicamente stress, oltre ad una serie di numerosi impegni che per l'assolvimento il sottoscritto è costantemente coadiuvato dalla collaborazione del coniuge. L'istituto dell'amministrazione di sostegno non è limitato alla gestione economica patrimoniale, certamente quella è la cosa, diciamo, principale, perché ci sarà da riscuotere la pensione, ci sarà da sostenere delle spese, ci sono persone che stanno in istituti, però lo scopo è proprio quello di affiancare alla persona che non ha autonoma capacità, delle persone che camminino insieme a lui e che perseguano un progetto di valorizzazione. Mi era capitato un caso di una signora di una certa età con evidenti problemi psichiatrici. Questa signora andava raccogliendo tutti gli oggetti, borse, tutto quello che trovava, riempiva la casa, ma per riempire la casa intendo che le porte non si potevano chiudere, insomma, situazioni drammatiche, conflitti con la sorella, con la madre. A un certo punto questa signora va via di casa e si mette con un signore anziano. Allora, da parte della famiglia c'era assolutamente il timore, il sospetto che potesse essere sfruttata. Questa signora aveva una pensione di circa 250 euro e comunque una situazione totalmente conflittuale con la famiglia di origine. Quindi è stato proposto il ricorso dalla sorella per verificare, insomma, la sua situazione. Certamente la signora meritava assistenza e accompagnamento e protezione, però una persona con una capacità residua personale apprezzabile, insomma, è da non comprimere. Quindi dopo, insomma, ampia istruttoria, poi ho convocato delle persone, le ho fatte conoscere alla persona, ho nominato due persone, un uomo e una donna. Ah, c'erano anche terreni, c'erano anche interessi, diciamo, economici nella famiglia, perché la madre era morto il padre, la madre stava per morire, quindi si stava verificando una situazione anche di eredità da gestire. Quindi ho nominato un uomo, un segnale di volontariato, perché si potesse occupare più che altro della parte economica, e una dottoressa, un medico, che si è resa disponibile per seguire più da vicino le problematiche della signora, anche legate alla salute e anche relazionali. Poi queste due persone insieme hanno cominciato un progetto di cammino con questa signora veramente eccellente, di cui mi hanno tenuto costantemente informata con relazioni, anche a volte venendo personalmente, e perché hanno prima di tutto verificato la situazione, cioè se effettivamente c'era una situazione di sfruttamento. E hanno assolutamente chiarito che non c'era questa situazione, che quest'altra persona l'aveva accolta in casa. E la dottoressa l'ha fatta sottoporre a visite perché aveva problemi di vista, problemi alla testa, quindi ha rimesso in mano anche la situazione sanitaria. Lei è stata molto soddisfatta, questa signora. E poi, come secondo passaggio, sono passati alla gestione dei rapporti familiari per ricucire lo strappo che si era creato in famiglia. E quindi si è veramente, adesso questa cosa naturalmente va avanti perché comunque la signora non può essere autonoma, però si è arrivati a risultati veramente soddisfacenti. È molto meglio che l'amministratore di sostegno per una persona non la faccia un suo parente stretto, cioè, no? Che non che la faccia un suo parente stretto, perché il coinvolgimento emotivo paradossalmente può essere controindicato per ottenere i risultati che si vogliono ottenere. Ma, guarda, cioè, se di fronte alla richiesta della carrozzina superleggera interviene la reazione di sdegno di un padre che vede negata la propria figlia in stato di estrema necessità e documentata, ma obiettiva necessità, un diritto, la reazione di sdegno è controindicata per l'ottenimento dello scopo. O sei legato o non lo sei affatto con la persona, comunque ti metti in gioco. Il tutore è proprio il termine, in agronomia si usa proprio il termine tutore dell'opera morta a sostegno della pianta, dell'arbusto, no? Ti metti in gioco, quindi per forza c'è l'altruismo e non l'indifferenza.
Il mio parere è, cioè in questi casi o uno si risolve il proprio problema per conto proprio, d'accordo? E quello lo fa perché lo deve fare, ha degli obblighi personali e si accorcia le mani che lo fa. Oppure uno decide di affrontare il proprio problema nel contesto del problema di tanta altra gente. Questa è una visione politica, sì, infatti, non è che... questa è una visione progettuale. Il problema sorge nel momento in cui dovessero venire a mancare i suoi genitori. Chi provvede a nostro figlio? Sono tenero con lei perché i suoi occhi supplichevoli o i silenzi chiassosi disegnati sul suo viso mi parlano dei suoi bisogni, dei suoi rimpianti, lanciandomi un silenzioso grazie che non esterna quasi mai a voce. Oggi, grazie a voi, il matto ha la possibilità di far sentire la sua voce, di esprimere liberamente il suo pensiero e i suoi dubbi sull'amministratore di sostegno. Oggi il matto, grazie a voi, può godere pienamente del diritto, articolo 21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.